settore agroalimentare, in Campania e in particolare in provincia di Caserta, è un pilastro per l'economia. La presenza del ministro Catania dimostra l'attenzione del polo di centro, dell'UDC, rispetto a questa tematica. Beh, ci stiamo impegnando. Nel nostro programma uno dei punti fondamentali riguarda la caratterizzazione dei suoli e quest'oggi il ministro Catania si è impegnato a darci una mano per realizzare quello che stiamo spiegando in giro. È una battaglia di tutti, non è solo la battaglia dell'UDC, ma noi come UDC ci intesseremo un impegno, quello di condividere con tutti coloro i quali saranno eletti un risultato che è per il nostro territorio. Lei ha puntato molto la sua campagna elettorale sul rapporto con i cittadini. Ci dice due punti che nel primo anno di sua attività da parlamentare porterà al termine. Beh, le proposte saranno 13 che presenteremo subito. Quelle che mi stanno più a cuore le sto spiegando tutti i giorni. Una riguarda la caratterizzazione dei suoli e ne abbiamo parlato oggi. Un'altra è senza dubbio la partecipazione nella promozione e nella valorizzazione dei beni culturali dei privati e io credo che il tema della semplificazione sia altrettanto centrale. Passare dal timbro al click oggi è una necessità che determinerebbe anche un risparmio della spesa pubblica e se non si abbassa la spesa pubblica, non si riduce la spesa pubblica e non si eliminano gli sprechi, noi non abbasseremo mai la pressione fiscale e questo è un dato reale da cui dobbiamo partire, per questo le promesse che fanno altri sono carta straccia perché non hanno la soluzione a quello che dicono. Lei in più di un'occasione ha detto che dopo il voto in Regione Campania si dovrà ridiscutere anche dell'assetto in giunta, in che senso? Nel senso che come UDC rivendicheremo, come UDC casertano rivendicheremo se avremo numericamente ragione rispetto agli altri amici della circoscrizione Campania 2, rivendicheremo una posizione in giunta regionale perché abbiamo classe dirigente competente e soprattutto perché avremo la forza, e me lo auguro, che solo la gente ci può dare.